Tre mostre e una performance artistica di videomapping per raccontare come Palazzo Penne si trasformerà nella casa dell'architettura sono state inaugurate oggi nella chiesa dei Santi Demetrio e Bonifacio nel centro storico e raccontano l'imminente restauro di uno dei palazzi quattrocenteschi più belli e antichi di Napoli. Un progetto molto importante, Palazzo Penne è un palazzo storico, uno dei palazzi più importanti della città, anche se forse non tanto conosciuto, perché rappresenta una fase storica della città che è stata poco conservata, quindi questo è uno dei palazzi più rappresentativi. Anche la destinazione che è stata scelta di destinarlo a Casa dell'Architettura è molto importante e simbolica, perché la città ha bisogno di buona architettura, ha bisogno di ripensare anche a quella che è la sua dimensione territoriale, avere una capacità, diciamo, di modernizzarsi mantenendo la sua grande tradizione culturale ed urbanistica. Il progetto di restauro e rifunzionalizzazione è finanziato con fondi del contratto istituzionale di sviluppo per il centro storico di Napoli, siglato nel dicembre 2020 tra Ministero della Cultura, Regione Campania e Comune di Napoli. Un progetto di riqualificazione che segue un rapporto di collaborazione molto intenso sviluppato nel tempo a partire dal 2016 tra il nostro Ateneo, la pubblica amministrazione, al fine innanzitutto della conoscenza, interpretazione, ricostruzione storica e restauro di questo edificio quattrocentesco di fattura meravigliosa che è una delle testimonianze rinascimentali più importanti della città. L'idea è recuperare l'unicità tra Palazzo Penne e il seicentesco complesso dei Padri Somaschi con la chiesa dei Santi Demetrio e Bonifacio per creare un polo culturale dedito all'architettura e al design urbano, che sia luogo di studio e ricerca ma anche spazio espositivo aperto ai cittadini. Il nostro Dipartimento ha collaborato istituzionalmente, ovviamente alla stesura del progetto definitivo finalizzato al finanziamento di quest'opera. Il valore aggiunto del nostro lavoro è quello di riuscire a mettere in rete una molteplicità di competenze che vanno dalla storia al restauro, dalla progettazione architettonica alle strutture, all'efficientamento energetico, che hanno reso di questo palazzo uno straordinario laboratorio di ricerca.